Ci siamo, primo appuntamento dedicato all'Independent Days e sì, ci saranno due puntate di surfing dedicate a questa mega kermesse, perché? Surferemo con voi qua dall'Arena Parco Nord di Bologna, domenica 3 settembre, questa è la data, è quasi tutto pronto, sul palco stanno preparando, la gente sta arrivando, il tempo è bellissimo, sarà fantastico. Ah, what are you afraid of? Look out! We're caught on the outside. You know the words, sing along. I'll see you on the outside, and we'll never be the same. After all that's happened, what is it that we gained? I made mistakes before, and never let them down. After all you've done for me, I'm down. To see you on the outside, but we can't help you say. But it's too late to stop. Thinking about the time that we have lost. Don't let it win us. I'm trying to forget you and everything we had. We think you never did. We're missing for many two. Vogliamo capire un po' quale gruppo questi ragazzi vogliono vedere, magari ce lo dicono loro. Chi volete vedere? I Deftones! Aspetta, non sono ancora sicuro che abbiamo capito. Chi avete detto? I Deftones! Mi sembra che questa volta abbiamo sentito. Grazie. We'll be right back.
Ti chiami Tony? Sì, Tony Soddu, faccio il direttore di palco di questa manifestazione qui, anche dall'anno scorso. Faccio anche gli altri festival, questo qui è il più forte di tutti, è quello più duro. La cosa grossa del festival è la presenza di tanti backline, tanti strumenti contemporaneamente sul palco. Quindi in questo caso abbiamo 8 band che hanno montato il loro backline, cioè basso, batteria, tutto il loro diciamo equipment pronto per il festival, per cui ci sarà poi una cosa a togliere, cioè mano a mano che i gruppi suonano verrà tolto il loro backline e lasceremo sempre più spazio agli altri. Senti Tony, com'è che uno diventa direttore di palco? Cioè che storia c'hai? Sì, si diventa, di solito in Italia e anche all'estero viene da fare il fonico audio, cioè uno fa sound engineer, poi nel tempo si specializza in questa disciplina che è il cambio, l'avvicendarsi dei gruppi sul palco. Di solito è uno legato alla parte audio che conosce i problemi dei collegamenti, di queste cose qui, per cui dopo una decina d'anni, 15, andando avanti, prendendo piede di festival anche da noi, si è creata questa figura nata sulla strada poi alla fine. Allora ti lasciamo lavorare, buone giornate, speriamo tutto fila liscio. Buon lavoro a voi che so che ne avete abbastanza. Grazie, ciao ciao Tony. My name's Matthew. My name's Dominic. My name's Chris. And we're in the band from England called Muse. We made the album about... Quando abbiamo registrato l'album Showbiz 2 anni fa non avevamo molta esperienza di concerti, però da quel momento abbiamo sempre suonato dal vivo. Il prossimo disco sarà molto più live, molto più rock. It'll probably be a bit more rocky, I think. L'unico modo per sopravvivere lo show business è amare la musica, che è l'unica cosa onesta, e volerla fare, questo è il trucco, concentrarsi su di essa, non mi interessa altro. Suono tutti i giorni e questo mi basta per stare in vita. Oh sì, noi possiamo essere molto più calmi sul palco, ma quando siamo ai festival e dobbiamo fare un set molto breve, preferiamo essere molto energici. Mentre se è una data nostra, lo spettacolo ha momenti diversi, è più vario. Gabriele, un bel applauso! Praticamente umano.
fuoco il palco qua dietro. Giuseppe. Giorgio. Senti Giuseppe, ma tu hai appena dichiarato di essere l'amante della fidanzata di Cippa, che è l'uomo, insomma, dei pancreas, ma cioè sei pazzo? No, beh, con te scherzavo perché sei una bella ragazza, però cioè lei è una mia compagna di classe alla fine, è vero? È vero? No, è vero, è vero, è vero. Si chiama, non ti sbilanci. Si chiama Daniela, la conosco e tutto, è vero. Deve. Senti, manda un messaggino a Cippa. Cippa, sei un grande, la tua tipa è carina. Don't mind me, when I shut down.
partita c'è anche il partire per la città stato a notte puro e sulla scala in fretta ma la borsa capito che è un'amabile vecchietta terzo la cosa più istintiva di cosa ne cultiva rara di gestione un po' tardiva quarto reagisci un po' l'alcol e si rischia un po' di cuore resta sempre il metodo migliore scappa di corsa più avanti si sosta scappa di corsa più avanti si sosta. Ed è oramai un classico di questa estate caliente di concerti e festival, un caldo terribile e ringraziando il cielo spruzzano l'acqua sul pubblico. Meno male, anch'io me ne vado a prendermi un po' di vai, acqua. Vai, dai microfono, il microfono, ok. Salviamo l'equipaggiamento. Town we all come from. Noi tutti veniamo da una città che si chiama Örebro in Svezia, 120.000 abitanti, è una delle 10 città più grandi. In Sweden that's sort of a big town. It's one of the 10 biggest towns. When we started to play music, quando abbiamo iniziato a suonare la scena punk era molto grande e ora ci sono un sacco di band nella nostra città. Anche la nostra etichetta, la Burning Heart Records, ha sede ad Örebro. Quindi come vedi la scena è molto in salute. Qui adesso non abbiamo gli skateboard, comunque la mossa a cui ci siamo ispirati per il nome della band è la Melancholy, da lì Millencolin. Vuoi che te la faccio vedere? Beh, ci provo, eh. Ok. Tu stai sullo skateboard, a un certo punto lo prendi con la mano e salti. Io non ce la faccio, non ho più l'età. Siamo molto contenti di come sta andando il disco. Non so esattamente quanto abbiamo venduto in Italia, ma in generale siamo soddisfatti. Hey all Italians, we're Millencolin from Sweden here and you're watching Surfing. When I am the best in the section,
questi mesi si parla molto della musica e internet. Infatti noi vogliamo sapere dagli artisti di oggi qual è il loro rapporto appunto con questa nuova forma di comunicazione. E insomma, uno si prende la musica senza pagare effettivamente. Infatti però Limp Bizkit si è già dichiarato, hanno appena concluso un tournée degli Stati Uniti dove hanno offerto una serie di concerti ad ingresso gratuito, tutto con l'appoggio di Napster, ma non tutti i musicisti la pensano così. I use Napster a lot, so I think it's a good thing. Io uso Napster spesso e volentieri, mi piace molto. Non ci vedo niente di male perché è musica. E allora se qualcuno non ci ha mai sentito prima d'ora, così ci può conoscere. Penso comunque che i CD costano troppo. And again to hear it the first time. Because I think CDs cost too much. Alla fine penso che fa bene a tutti perché la gente può finalmente ascoltare prima di comprare il disco. Posso notare due punti di vista. Da un lato è come le stazioni radio che trasmettono le canzoni e molti all'epoca pensarono, sbagliando, che non si sarebbero venduti più dischi. E dall'altro Napster è come entrare di nascosto al cinema, cioè va bene, ma non mi dire che il tuo dio ti autorizza a copiare gli autori. Ora come ora fa paura. Ora nessuno sa ancora se è una cosa positiva o negativa e le etichette discografiche non hanno ancora trovato il giusto modo di rapportarsi a questo uso della tecnologia, ma è solo una questione di tempo e succederà. Se qualcuno pensa di combattere la tecnologia e di fermarla, si sbaglia, non succederà affatto. It won't happen. I think music was made to be shared, and you know, it's like, so I, it's hard for me to, like, you know, music's out there and it's shouldn't, you know, it shouldn't be so constricted and people should be able to get music. Per me la musica va condivisa, è lì per chi la vuole, è un dono e non mi sento di schierarmi contro una cosa come Napster, per esempio, che è dove la gente va e trova tutta la musica che vuole. Quando ero più giovane adoravo scoprire la musica rara, quella che nessuno conosceva. La musica è la mia vita e vedo Napster come una biblioteca dove uno va per consultazione gratuita. La gente deve capire che i tempi sono cambiati. Noi facciamo musica e viviamo con questo, ma onestamente, se la tua arte è ad un buon livello, la gente continuerà a comprare i tuoi dischi perché vogliono qualcosa di più tangibile. Possedere effettivamente il disco dà molta più soddisfazione, ti coinvolge molto di più. Appena perquisito, ma perquisiscano tutti? Sì, tutti. Ma è noiosa sta cosa? No. Come? È giusta per la sicurezza. Ma anche a te ti fa sentire meglio perché sai che dentro non c'è nessuno. Almeno non mi arriva una bottiglia di vetro in testa. Giusto, buon divertimento. You're looking down the barrel of another gun. Did you see your life? That's right before your eyes. Stop playing games and get yourself a proper war. Come boy, sing it to the line. It's a little desert wife. When you become a dun, how does it feel? When I might have brought you up, but you are not my son. How it feels. You guys fucking rule!
Si è parlato molto del lancio di oggetti ai danni dei Blink 182 durante il loro concerto all'Independent Days di Bologna, dove poche decine di persone hanno rovinato il divertimento di migliaia di altre. A questo proposito, l'organizzatore dell'evento vuole offrire qualche precisazione. Blink 182, Limp Bizkit e Deftones sono un pacchetto di artisti che ha suonato nei maggiori festival europei di fine estate nella stessa giornata senza che succedesse nulla. Alla proposta di scindere questo pacchetto in due giorni, ci è stato riferito che i gruppi in questione non avevano alcun problema a suonare assieme agli altri gruppi. Avevano riconosciuto in Italia la figura dei Blink 182 come headliner. Sul palco era improponibile per il gruppo restare a fare da bersaglio, anche per la salvaguardia del pubblico delle prime file, degli uomini della sicurezza, dei cameraman. Se volete scrivere un'email a riguardo, mandatela a info@indipendente.com. We're Blink 182 from San Diego, California. We came a long way to play in front of a lot of Italian people. Hope you have a good time. Here we go. It goes like this. Benvenuti a Surfing. Cosa stai nascondendo lì? Sono malato, ho un raffreddore pazzesco, il naso distrutto. Perché non usi fazzoletti di carta? Questo è tutto quello che ho trovato, mi fa anche male. Qua la carta igienica è orribile, sembra carta vetrata. Non me la dire, il so di cosa parli. Yeah, we're ready to play. Siamo pronti a suonare il nostro ultimo show in Europa e poi torniamo a casa. Siamo impazienti di tornare nel nostro paese, ma stasera sarà divertente. Suoniamo con band molto cool, gente come Millencolin, No Use for a Name, Limp Bizkit, Deftones. C'è qualcosa che nessuno vi ha mai chiesto, ma che volete dire lo stesso? Wow, questa sì che è un'opportunità. Non ce la possiamo perdere. No, ci hanno veramente chiesto di tutto. Abbiamo risposto a molte domande, anche cose che la gente non vuol sapere. Chiedetemi se mi piace volare. Non mi piace andare in aereo. Ti piace volare? Lo odio. I hate it. Just a
Qual è la peggiore domanda che vi hanno mai fatto? Suonerete nudi stasera? Took her out, it was a Friday night. I walk alone, took a stupid ride. Started thinking how she took off my pants. But then I turned on the TV. That's a sound that takes you right away from me. Nobody got you up to 23. And I should know my TV shows. What the fuck is it? Let's say I should have been. What's my weekend? What's my weekend? I'm the driver, I called my mom. I called the main phone and I said I was the cops. I gave a movie jail, stayed in cell inside of me. I got a time, I turned on my game. Nobody thought you were 23. And I said, oh, my friends don't pause. What the fuck is marriage? My friends say I should have lived. What's my age again? The reason my age is your friend. Piace di più dei Blink? Tom, non Mark. No, Tom! Ma Travis, è così bello Travis! No, Tom! Mike Patton dei Mr. Bungle, nonché di mille altri gruppi. So che devi salire sul palco tra pochissimo, ma per quelli pochi che in Italia ancora non ti conoscono, una domanda semplice, semplice. Descrivi il suono di Mr. Bungle. Questo è difficilissimo. No, è semplice. È meglio, no. Un suono particolare è meglio... Da comprare il disco e scopri così. Il disco, io non posso descrivere. Il disco di California sta andando bene. Sta andando abbastanza bene. Benissimo, no? Diciamo a un livello modesto, sì. Ma siete contenti? Sì. Perfetto. Però noi siamo contenti con poco, Ho letto la lista di tutte le canzoni cover che fate nei vari concerti. Ci saranno 80 diverse canzoni. Come mai questa passione per i temi delle colonne sonore dei film? Ma più che altro è che le nostre canzoni che scriviamo noi dopo un po' diventano un po' noioso e dobbiamo aggiungere qualche spezia così. E i cover sono per questo motivo che suoniamo questi cover. C'è un qualsiasi stile musicale rimasto da provare per voi? Sempre. C'è sempre qualcosa da imparare, da provare, però più che altro da imparare. Quanti? Più tempo che suono, più che realizzo che so che non conosco niente, che non so niente proprio. Ciao tutti che stanno guardando Surfing. Ci vediamo. Ok. Ciao, thanks man.
Sei qua per vedere i punkers? No, non punkers, suonano. No, non suonano. Non suonano oggi. Chi suona? Suonano allora No Use for a Name, Pancras, Verdena, Millencolin, Deftones, Limp Bizkit, Blink 182. Ho scordato Muse. Bravissima, bravissima. Aspetta, tieni queste. Tieni queste. Io vado a vedermi i concerti. Prosegui lei con Surfing. Non penso, però. Thank you.
oggi era effettivamente l'ultima data del nostro tour. Alla fine è un anno che siamo in giro, suddiviso in 3 tournée, però è un anno che non abbiamo mai smesso di suonare, quindi oggi è l'ultima data. Ci dedicheremo subito all'album nuovo e fino all'anno prossimo, quindi lavoreremo su quello. I pezzi ne abbiamo già pronti un po', tipo sui... Andremo in sala proprio a concludere il disco, diciamo, e poi andremo in studio a registrare quello che abbiamo buttato giù fino adesso. A me piace molto quando la gente sta attenta, cioè piuttosto che pogare, a me piace molto quando la gente sta attenta a quello che stai facendo, perché vuol dire che provano più interesse per te, diciamo. Quando uno poga, ok, gli piace, ok, forse la conoscono, ma quando non pogano e stanno a guardarti, vuol dire che stanno attenti a quello che fai e mi piace la situazione. Mi sembra di essere un gruppo jazz, insomma. Sei Deftones, se tu ci potessi parlare. Boh, quanto spendono in strumentazione? Sì? Sì, sì, amore. Ma te ce l'hai un gruppo? Sì. Eccoci qua, ma non glielo daresti, non so, il tuo demo? Sai, no, la storia dei Limp Bizkit qual è? Che Fred Durst era un tatuatore, tatuava i Korn e così fra un tatuaggio e l'altro gli ha allungato la demo. Ci credi in queste cose? Sì. Sì, ma sì, tu sì. A chi l'hai mai dato il tuo CD? A nessuno. E invece dai retto a me, appena puoi, daglielo il CD, o no? Sì, ma non interessa di essere famosa, a me basta divertirmi a suonare. Non mi interessa, cioè, mi piacerebbe suonare in un evento del genere, però... Cioè, mi stai dicendo che con il tuo gruppo non ti piacerebbe salire su un palco davanti a migliaia di persone? Boh, non lo so. Dai, non ci si crede, va bene, comunque, buona giornata. Ciao! Ciao! I'm so
Limp Bizkit, very stupid name. Limp Bizkit è un nome molto stupido, ma credo che sia un gruppo molto solido. Quando diventi conosciuto, tutti ti vogliono colpire alle spalle, ma alla fine della giornata, tolto tutto il circo che circonda Fred Durst e Limp Bizkit, rimane una band molto valida. E credo che questo sia l'importante. Sul nuovo disco lasceremo parlare la musica. Ce ne freghiamo dei nomi. Se a voi non piace Limp Bizkit o vi diamo fastidio, questo nuovo disco vi darà ancora più fastidio. A noi piace essere come un insetto che irrita una ferita aperta per le persone che ce l'hanno con noi senza ragione. Ci piace anche far sorridere i nostri fans e farli capire che non è un problema mostrare paure e frustrazioni. E allo stesso tempo si può essere felici e divertirsi. La vita va su e giù come una montagna russa, perciò non facciamo finta di essere sempre arrabbiati o seri. In ogni ciclo musicale ci deve essere un gruppo cattivo. È sempre stato così, da Elvis Presley in poi. Questo giro tocca a noi. All'inizio ci feriva leggere certe cose, ma dopo un po' ci siamo abituati e abbiamo accettato il fatto che siamo il gruppo più odiato dai critici americani. Anzi, ora siamo fieri di questo. It's kind of cool, actually. Hey, what's up? This is Fred Durst from America's most hated band, Limp Bizkit. And if you don't know, you're a fucking idiot. You're watching Surfing, motherfucker. Check it out. What are you saying? Can we play one more song? Can we play Take a Look Around from the Mission Impossible 2 soundtrack? Back. You deny that your brain's fired from the sack. You ain't nothing like
life is a blessing, you'll learn it when you're through. I know why you wanna do. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. Tatuaggi? Sì, ogni tanto faccio ancora dei tatuaggi per i miei amici, per divertimento. È come andare in bicicletta. Qualche volta faccio l'ospite casuale in qualche studio, tutto lì. Mi tatueresti? Te ne farei uno su sedere, se mi permetti. Beh, in realtà ne ho già uno lì. Allora te ne faccio uno davanti, proprio lì. Ehi, sto surfando laggiù. Hey, I'm surfing down. Thank you.
Singer of the Deftones. I'm Abe Cunningham, and I'm the drummer for the Deftones. Well, we've all known each other since we were really, really young. I think Abe and I have known each other since we were like 10, 11 years old. Same with Stefan. I've known him for a while, and so we always hung out as friends from, you know, skateboarding, which was something that we all grew up doing. So. Ci conosciamo da una vita, io e Abe avevamo 10, 11 anni e c'era già anche Stefan con noi. Eravamo già amici ed eravamo tutto il tempo sullo skateboard. Stefan aveva un po' di strumenti nel garage, quindi abbiamo proprio iniziato così. Anche C era già con noi a quel tempo. Da lì poi la decisione di concentrarsi al massimo su quello che volevamo fare. E a quel punto le cose sono arrivate a noi. Sai, il contratto con la casa discografica. Io sono un grande fan di Around the Fur, forse è il mio nostro disco preferito, soprattutto per quello che è stato scriverlo e registrarlo e la soddisfazione di sentirlo finito, mentre per quanto riguarda il nostro ultimo album White Pony non è certo stato un disco facile da fare. Non ero veramente sicuro di cosa volevo fare, c'era molta pressione. È stato massacrante in realtà, una gran fatica, se pensi a dove siamo arrivati oggi musicalmente. Poi c'era la pressione della casa discografica, però sicuramente ci rappresenta molto bene. Our hope, this is what we were hoping for, and we're trying to work out with DJ Shadow. Abbiamo in mente di far remixare l'album White Pony per il progetto Black Stallion. Vorrei che fosse DJ Shadow, spero proprio che sia possibile. Sai, adesso tutti questi DJ che remixano i brani fanno i loro dischi, quindi sono sempre molto impegnati, ma DJ Shadow con il suo progetto Uncle mi ha veramente molto impressionato e vorrei che fosse lui a remixare tutto l'album. Voglio che sia solo una persona che fa tutto il disco e Shadow è sicuramente uno dei miei preferiti. One of my favorite DJs, so. When you walk into this world, when you walk into this world, you walk into this world. Put your hands up for me like this.
trapped. It's a bad habit, give me every chance to be perfect. Your mind's up and slow, can't you give a shit what the fuck you mean? But I'm coming up with Put your hands up. You not the flex, you're next to me. We ain't getting spanked. Yeah, I know you love confusion. Think you think that's a son, I can choose what? Cause I'm there for this one. Attitude with extra spirit. Attitude with a good spirit. We'll shout big ass. Big time around, ever-parent side. Big time around, ever-parent side. Rich out of the rock, ever-bearing sack. Rich out of the track. Work. But the shit ain't done. Things are staying by the roof. Think with these things, that's a fact. You can bow, and you're down. But you think it's all fucking all down to the ground. We're moving up, and I watch you. And I slide, we're too slack. Here is so low. Crawling out of my heart. Right, right, ever-bearing side. Oh, right. Red side of the rock, ever-bearing side. Oh, right. Red side of the rock, ever-bearing side. Oh, right. We are so wrong. Spero. Ma non finisce certo qua, ci rivediamo lunedì prossimo con la seconda parte, sempre qua da Independent Days. Ne vale la pena. Assolutamente sì, ce ne andiamo? Andiamoci. We're out, ciao.